riabilitazione ed emofilia, un connubio un po' strano, tra virgolette, mi passi il termine. Diciamo di che cosa diciamo si tratta. Che l'emofilia è una malattia rara che riguarda un pochino gli aspetti della coagulazione, quindi di noi. I pazienti emofilici hanno una carenza di alcuni fattori della coagulazione. Questo che cosa comporta? Comporta delle emorragie. Le emorragie, soprattutto a livello articolare, portano ovviamente dei disagi, in primis il dolore e poi il sangue. Per farlo dirlo in termini molto semplici, il sangue dentro l'articolazione provoca ovviamente delle alterazioni strutturali e quindi una precoce artrosi. Ovviamente la riabilitazione si interessa delle conseguenze della malattia. Una conseguenza di un'artropatia emofilica implica ovviamente un'articolazione non funziona, inserita però in un contesto uomo, quindi inserita in un contesto funzionale molto più ampio, per cui il paziente, oltre ad aver dolore e non muovere bene un ginocchio, per esempio, non riesce a camminare, non riesce a svolgere in maniera più ottimale possibile le attività di vita quotidiana. Quindi questo comporta ovviamente una limitazione della propria attività e questo implica ovviamente una richiesta di aiuto e noi interveniamo proprio in questo ambito. Quindi l'esigenza di fare questo 2 giorni, oltre ad essere formativa? Ovviamente di prendere consapevolezza delle problematiche legate alla disabilità in questo ambito, anche se è una malattia di nicchia, ma ha un ruolo importantissimo, soprattutto per gli elevati costi che implica l'utilizzo di farmaci proprio per questo tipo di problematiche. Ma è chiaro che bisogna avere la sensibilità, la sensibilizzazione di tutto il sistema affinché si crei una sinergia tra ematologi, in questo caso, che trattano ovviamente le problematiche della coagulazione e la riabilitazione. In questo senso i nostri ospedali, mi riferisco a quelli della città di Reggio Calabria, sono attrezzati? In termini di medici, paramedici, ingegneri e strutture? Prendo un attimino in prestito quello che ha detto il presidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria. Si parla sempre di mala sanità. Posso assicurare, devo dire anche con parecchia fatica, perché ovviamente le risorse sono sempre poche, però posso affermare che al Morelli abbiamo una sinergia importante tra ematologi che si occupano di coagulazione e fisiatria, e possiamo dire che cerchiamo di seguire in maniera ottimale questi pazienti. Tenendo presente, per esempio, abbiamo attivato un progetto, ogni 3 mesi noi li controlliamo, facciamo dei controlli, ma per esempio facciamo anche l'infiltrazione in endoarticolari, e prima pensate che un paziente di Reggio Calabria doveva andare a Firenze a fare un'infiltrazione, con tutte le problematiche legate a spostarsi per fare una semplicissima puntura. Siamo uno dei pochi centri del meridione che riesce a fare questo tipo di percorso. Bene, grazie. Prego.